Buongiorno, buongiorno. Oggi il quotidiano appuntamento con il talk, ossia il momento di approfondimento delle notizie o delle situazioni di Telerama, affronterà il tema delle aggressioni agli operatori sanitari, ma non solo. Nella seconda parte ci occuperemo anche di una scienza emergente, se così possiamo dire, la grafologia. Ma apriamo con le aggressioni agli operatori sanitari, un problema che per la verità è sempre esistito, ma dal periodo del Covid in poi, diciamo, ha avuto un incremento notevole, tante sono le denunce, tanti sono i cambiamenti avvenuti anche negli ospedali, con meno sicurezza garantita agli operatori sanitari. E proprio di questo parleremo con il nostro primo ospite, e io do il più cordiale benvenuto al dottor Fausto D'Agostino, che è un anestesista rianimatore della Fondazione del Policlinico Buongiorno. Universitario Campus Biomedico di Roma. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno, grazie. Noi l'abbiamo chiamata perché sappiamo che lei ha realizzato un corto che parla proprio delle aggressioni subite dagli operatori sanitari, un corto di grande interesse che proprio ieri è stato presentato nella camera, nel salotto, diciamo, dei caduti in Assiria del Senato, in questo salone dove appunto c'erano tanti autorevoli, esperti della questione, tanti medici, ma c'erano anche degli artisti, tra gli altri anche Lino Banfi, che in qualche modo ha fatto da testimone a questo corto che lei ha avuto l'idea di realizzare. Com'è andata intanto la giornata di ieri, il convegno di ieri? Sì, ieri abbiamo diciamo, presentato in anteprima questo cortometraggio che ha il titolo Confronti, violenze nei confronti degli operatori sanitari. E come ha detto lei, abbiamo avuto la possibilità di avere nei relatori illustri personaggi. C'è stato il presidente Anelli, presidente della FIMG. Presidente Gimpe Cartabellotta, anche il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, e anche una testimonianza di un pediatra che proprio l'anno scorso ha avuto un fenomeno di aggressione all'ospedaletto di Bari. Quindi questa, e poi, come diceva lei, abbiamo avuto la possibilità di avere con noi due testimoni d'eccellenza, Lino Banfi e Massimo Lopez, il quale quest'ultimo ha contribuito con la sua voce al cortometraggio. Dottore, prima di vedere il cortometraggio che lei in anteprima presenta qui a Telerama, e noi la ringraziamo per questo, io vorrei farle vedere la situazione nel Salento, che non è semplicissima proprio sul piano delle aggressioni agli operatori sanitari. La nostra redazione si è occupata più volte di aggressioni subite da medici o infermieri, che si sono concluse molto spesso con le cure prestate al medico di turno dai suoi stessi colleghi, e in qualche caso ovviamente le vicende poi sono finite davanti a un giudice perché si tratta appunto di lesioni a volte anche piuttosto gravi. Ultimamente c'è stato anche un vertice in prefettura. Io vorrei che la regia mandasse in onda il servizio che il Telerama News ha trasmesso proprio in occasione di questo vertice legato alla sicurezza degli operatori sanitari. Vediamo. Posto fisso di polizia posizionato a presidio dell'area del pronto soccorso. Riorganizzazione per i codici verdi con un pre-triage che informi i pazienti sui tempi d'attesa. Corsi di formazione per medici ed infermieri in collaborazione con polizia e carabinieri. E ancora, potenziamento del servizio di vigilanza privata nelle strutture sanitarie e potenziamento del servizio di informazione all'utenza. E quanto emerso a margine del Comitato su Ordine e Sicurezza Pubblica, riunitosi nelle scorse ore, convocato dal prefetto di Lecce Luca Rotondi, all'indomani dei due brutali episodi di violenza che si sono verificati nel pronto soccorso del nosocomio leccese. Sono state prese delle determinazioni nell'immediatezza, anche il posto di polizia sarà spostato all'interno in tempi rapidissimi e sarà più in prossimità, come è logico, al pronto soccorso e al triage. È emerso ancora una volta che il problema più grave sono le attese per i codici verdi. C'è bisogno di una nuova organizzazione del sistema sanitario, in modo che si possa, attraverso un pre-triage, informando i cittadini della lunga attesa che ci potrebbe essere, anche al limite avvalendosi di altre strutture sul territorio salentino. È importante lavorare insieme, sia sotto l'aspetto dell'organizzazione della struttura sanitaria, sia
sotto aspetto vera e propria della sicurezza. Il vertice in prefettura, a cui hanno preso parte i vertici delle forze dell'ordine del capoluogo, i rappresentanti degli ordini professionali di medici ed infermieri, il direttore del 118 di Lecce Maurizio Scardia e dei rappresentanti di comune e provincia, è stata anche occasione per snocciolare i numeri relativi alle aggressioni. 10 in tutto quelle denunciate, ma questo numero non rispecchia la realtà. Sono tanti infatti gli episodi di violenza fisica e verbale che non vengono segnalati alle forze dell'ordine. Ma sicuramente vi è una differenza enorme rispetto a quanto accaduto ed è esposto a noi. La differenza fra questi dati è dovuta in parte ad una paura nel denunciare. Noi stiamo facendo un lavoro molto importante, molto diffuso, di togliere tutti gli elementi che contrastano con la serenità nella denuncia. Per esempio, aiutiamo con costituzione di parte civile, per esempio, da parte nostra, dell'ordine. Noi informiamo e formiamo tutti i professionisti sanitari e i medici in particolare rispetto alla rilevanza della violenza. Sulla questione delle aggressioni inoltre è intervenuto anche CGL Funzione Pubblica, che sottolinea come sia necessario agire anche sulla riorganizzazione delle strutture sanitarie presenti sul territorio per scongiurare tutte le situazioni di rischio. Come ha visto, dottor Agostino, il problema riguarda anche il Salento, a cui lei peraltro appartiene. Sappiamo che lei è originario di Cellino San Marco, sbaglio, dottore? Esatto, esatto. Cellino, sì, ottimo servizio. In effetti i dati sono veramente allarmanti, i dati in forte crescita. In Italia, per esempio, i casi di aggressione ai danni dei operatori sanitari nel periodo 2019-2021 sono all'incirca 4.800, questi dati codificati dall'INAIL, e circa 1.600 all'anno, quindi 4 casi al giorno. Le donne sono quelle più colpite, circa il 70%, e se si considera la fascia di età, l'età più colpita va dai 35 ai 49 anni. Ma questi dati sono dati parziali, perché non vengono considerate i medici di famiglia, i medici delle guardie mediche, gli infermieri liberi professionisti, perché non sono assicurati dall'INAIL. Peraltro, molte denunce non vengono presentate, perché sappiamo che ci sono delle aggressioni verbali o fisiche che magari appunto i medici non denunciano per quieto vivere. Capita anche questo, dottore, o no? Da segnalare inoltre il verificarsi di aggressioni tramite social media. Per esempio, la violenza online è un fenomeno allarmante ed è molto sconosciuto, di cui si parla poco. Quindi anche un fenomeno social, perché ovviamente ci sono delle offese che vengono rivolte agli operatori sanitari. Anche questo mi sembra sia emerso ieri nel corso del convegno che avete avuto al Senato a Roma. Sì, esatto. Abbiamo anche discusso su come si potrebbe affrontare questa problematica. Innanzitutto abbiamo parlato della preoccupante carenza di personale, che a mio avviso è una delle cause peggiori dei disservizi in sanità e che fa portare all'aumento della questione del personale sanitario. Abbiamo discusso anche sull'importanza della formazione dei professionisti stessi, come stanno facendo già alcuni enti, e incoraggiare il lavoro di equipe evitando il lavoro in forma individuale. Queste possono essere tutte strategie da essere prese in considerazione e a mio avviso è anche utile promuovere queste campagne di informazione, sensibilizzazione, anche con questo spot che ho voluto insomma produrre, è uno spot proprio che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. È anche un modo per far rendere conto quanto è prezioso il nostro sistema sanitario. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e dopo riprenderemo il discorso sulle aggressioni ai sanitari vedendo proprio il corto che è stato realizzato e presentato ieri al Senato. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui.
Bentornati, il talk di Telerama oggi si occupa di aggressioni agli operatori sanitari, siano essi medici o infermieri. Ne stiamo parlando con il dottor Fausto D'Agostino, che è originario del Salento e di Cellino San Marco, ma vive e lavora a Roma come anestesista rianimatore e poi appartiene appunto alla fondazione del Policlinico Universitario. E con lui vedremo tra poco il corto che è stato realizzato proprio sull'argomento, su idea e appunto proposta del dottor D'Agostino. Io direi alla regia di mandare il video del corto e poi lo commenteremo ovviamente con il dottor D'Agostino. Ecco, vede. Eravamo in corridoio da più di 2 ore e mio padre era ancora disteso sul lettino dell'ambulanza. Non lo so, io da figlia come mi dovevo sentire? Che cosa è successo di preciso quella notte? Era un pronto soccorso, un turno di notte. Eravamo già pieni di pazienti e... Eravamo a casa. Io stavo preparando la cena e mio padre stava giocando con i nipoti. Quando ad un certo punto lo vedo che impallidisce. Va tutto bene, gli dico. E lui mi fa con un gesto come per dire lasciami in pace. E poi comincia a respirare male e si mette la mano sul cuore. Io capisco subito che c'era qualcosa di grave e chiamo il 118. Arriva l'ambulanza con un codice giallo. Un anziano signore di 78 anni, con forti dolori al torace. Contemporaneamente ci arrivano 2 segnalazioni di codice rosso. Tra medici e infermieri eravamo pochi, come al solito. Tra l'altro eravamo anche l'unico pronto soccorso funzionante dell'intera provincia. Una volta in pronto soccorso gli fanno subito un elettrocardiogramma e delle analisi e ci dicono che è fuori pericolo. Poi ci chiedono di aspettare in corridoio. E da quel momento si dimenticano di noi. Io lavoravo già da 8 ore consecutive e nonostante fosse arrivato il cambio, non me la sentivo di lasciare i miei colleghi in quel delirio. Così sono rimasto. Tuttavia, avevo bisogno di una piccola pausa. Passano 2 ore in corridoio e mio padre inizia a lamentarsi di forti dolori. Io avevo paura. Vedo passare il medico e gli chiedo informazioni. E quello che cosa mi risponde? Signora, abbia pazienza, stiamo facendo il possibile. Ma così, con arroganza, come se glielo avessi chiesto per tutta la notte. Cioè, io mi sono sentita umiliata. Durante la pausa prendo il cellulare per chiamare mia moglie, per dirle che sarei rimasta in ospedale. Vedo un messaggio di mia figlia. Osservo il medico per vedere se davvero faceva il possibile per mio padre e per gli altri pazienti. E quello che fa? Esce fuori e si mette al telefono. E mio padre è sempre peggio. Mio figlio vive a Milano, ci vediamo pochissimo. Nel messaggio c'era scritto che era stato rapinato e che si trovava in questura per fare la denuncia. Così mi sono preoccupato. Allora l'ho chiamato e ho parlato con lui. Poi lui mi ha passato la polizia. Sì, hanno cercato di tranquillizzarmi, ma diciamo, ero comunque abbastanza sconvolto. Comunque ho chiuso la chiamata e sono tornato al lavoro. Stiamo facendo il possibile, dice. Vedo mio padre che peggiora con i dolori. Mi guardo intorno e vedo una stampella. La prendo e vado incontro al dottore. Mo mi deve sentire, dico. Ma mentre percorro il corridoio, mi arriva incontro la signora Rossi. Arrabbiatissima, che agita una stampella, che mi urla contro. Se non controlli subito mio padre, giuro che ti spacco la faccia con questo. Così gli ho detto. Fatto sta che sarà per la stanchezza, per via dei problemi familiari, ma anch'io ho iniziato a urlare contro. Le urlavo di calmarsi e lì la situazione è degenerata, mi ha aggredito. Perché non l'ho denunciata? Ma perché aveva ragione. Al suo posto io avrei fatto molto peggio. Tuo padre sta male, il medico ti urla contro. Lo so. Ho fatto una cosa che non dovevo fare. Lo rifarei. Tornassi indietro, mi comporterei in maniera diversa, userei altri toni. La mia discolpa posso solo dire che ogni giorno facciamo i conti con la mancanza di attrezzature, di personale, di risorse e in più ci dobbiamo pure confrontare con la rabbia dei pazienti. La verità è che siamo arrivati al punto che abbiamo paura di lavorare. Il nostro sistema sanitario è uno dei migliori al mondo, su questo non ci sono dubbi. Eppure ogni giorno dalle corsie dei pronto soccorso degli ospedali arrivano notizie di scontri fra operatori sanitari e pazienti. Scontri che non hanno vincitori, ma solo sconfitti. Da una parte la frustrazione dei pazienti e dei loro parenti, dall'altra turni sfiancanti e carenza di personale. Solo collaborando è possibile superare le difficoltà. Dialogo e fiducia reciproca, le parole d'ordine.
ascoltare le esigenze dei pazienti e quelle degli operatori sanitari, la base da cui ripartire per garantire cure migliori a tutti. Un medico sereno è anche un medico più efficiente, perché dialogo e fiducia creano armonia e progresso. Una situazione che purtroppo è comune a tanti ospedali e quindi a tanti operatori sanitari, ma anche agli stessi pazienti o comunque i familiari dei pazienti. Quello descritto in questo corto, avete sentito anche la voce di Massimo Lopez, che alla fine ha concluso praticamente il lavoro del dottore D'Agostino. Qual è l'obiettivo che ci si propone con questo corto, dottore? L'obiettivo è sempre è stato quello di mettere in risalto questa problematica e dare modo ed evidenziare quanto è prezioso il nostro servizio sanitario. Non nascondo che Massimo Lopez ha accolto il mio invito con grande entusiasmo e anzi ha supportato il progetto, spendendo per noi, per me e per noi operatori sanitari, parole di profonda stima. E l'obiettivo quindi è quello di entrare nelle case dei cittadini, ma anche negli operatori sanitari stessi, perché, come si evince dal video, abbiamo voluto dare voce sia al cittadino ma anche al medico. Ognuno ha una propria visione, una propria realtà, e noi operatori sanitari che stiamo in prima linea questo disagio lo viviamo quotidianamente. E sono belle le parole che ho voluto far dire a Massimo Lopez, perché da una parte c'è la frustrazione dei pazienti e dei parenti, dall'altra invece è la carenza di personale, i turni massacranti che ogni giorno viviamo, e solo collaborando insieme si possono superare queste difficoltà. Ecco, a proposito di superare le difficoltà e di possibili soluzioni, quale potrebbe essere la prima iniziativa da intraprendere per evitare di continuare a subire delle aggressioni? Come abbiamo detto durante la conferenza ieri al Senato della Repubblica, una priorità è fare in modo che non ci sia carenze di personale, soprattutto in alcuni settori. Il settore più colpito è ovviamente l'emergenza urgenza, quindi i pronto soccorso, guardie mediche anche. Esatto, guardie mediche, medici ed infermieri, operatori dell'emergenza territoriale, per esempio il 118, ma anche noi anestesisti rianimatori, insomma, facciamo fatica, e quindi il sistema dell'emergenza urgenza va potenziato. Non pensa, dottore, che anche un presidio garantito, un posto fisso di polizia, così si chiamava una volta, possa essere in qualche modo da deterrente a chi intende appunto aggredire i medici per un presunto torto subito? Molti ospedali ormai usano, no, questo servizio, questo sistema, però ahimè ancora anche con questi presidi, tuttavia i fenomeni di aggressione continuano ad esserci. E quindi bisogna trovare altri sistemi, c'è un sistema congiunto, come può essere anche la divulgazione di queste campagne informative, possono essere delle strategie da prendere in considerazione. Ecco, torniamo al convegno di ieri. Tra le testimonianze, tra i relatori, anche un attore molto amato, non solo perché è pugliese, ma molto amato in tutta Italia, Nonno Libero, ossia Lino Banfi. Sentiamo la sua testimonianza colta ieri appunto durante il convegno al Senato. Le segne, un mio amico mi fece assistere a un tunnel carpale, un'operazione che fece. Dice, vuoi assistere? Io non l'ho mai visto. Vieni, domani al policlinico, mascherine, tutto. Quindi si vicino a guardare questo che faceva, stanno qui, andava dentro, mi spiegava. E vedevo quella che avevano fatto la tribunale, quindi vedeva tutto dalla paziente, che stava così e guardava me, come anche da sotto la mascherina, diceva, io questo lo conosco. E continuava con il medico che parlava, con l'operato, e a un certo punto mi diceva, scusi,
Dottore, non volevo rispondere con la voce, far capire che ero io. Però ho fatto solo così. Non è libero! Quindi non ho libero, è servito nella mia vita. La cosa bella di oggi, per giustificare il fatto che non sono medico, ma stiamo qui lo stesso a dare il nostro parere, è che sono anche membro dell'UNESCO e io voglio parlare con i politici per cambiare questa cosa che non mi piace, membro dell'UNESCO. Ambasciatore, va bene, anche lì, ambasciatore come ambasciatore Uge. E anche lì però faccio una bella... Grande protagonista della serie TV Fortunatissima, Un medico in famiglia, Lino Banfi, appunto sempre in prima linea quando si tratta di manifestare solidarietà oppure testimoniare battaglie come nel caso specifico quella contro le aggressioni agli operatori sanitari. Dottor D'Agostino, lei crede che dal Covid in poi la situazione sia un po' degenerata sotto questo punto di vista? Allora, durante il periodo Covid-19, che occorre sempre ricordarlo, è stata un'esperienza tanto drammatica quanto fondamentale per tutta la sanità e che purtroppo, a mio parere, da quell'esperienza non si è voluto fare tesoro. La violenza sui luoghi di lavoro ha visto gli operatori sanitari la categoria di lavoratori più colpiti. E quindi credo che il Covid-19 ha portato un aumento di questi fenomeni di aggressioni, anche perché, mi riallaccio al discorso che ho fatto prima, ha portato anche a una forte carenza di personale nel sistema dell'emergenza-urgenza, che è il settore cardine, è il primo anello della catena della sanità ed è quello più colpito. Lei forse saprà ovviamente che c'è una legge che prevede delle pene più severe per chi commette dei reati, delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari. Lo hanno deciso da pochi mesi, da poche settimane i nostri governanti, quindi anche questo potrebbe rappresentare un deterrente. Ma di fatto che cosa potrebbe, prima di chiudere questa nostra chiacchierata, limitare questo triste fenomeno, dottor D'Agostino? Il tema delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari, secondo me, è una problematica complessa che richiede un approccio diversificato, perché ha diverse cause organizzative, sociali, economiche, politiche, e quindi bisogna, come nel corto abbiamo sottolineato, collaborare insieme per poter superare queste difficoltà. Bene, io la ringrazio, dottor D'Agostino, complimenti ancora per il corto, che mi auguro possa circolare negli ambienti giusti, ma anche nelle scuole, magari anche per diffondere un messaggio importante, quello che appunto bisogna evitare le aggressioni in generale, ma quelli degli operatori sanitari in particolare, perché sono sempre le persone che ci aiutano nei momenti di difficoltà con la salute. Grazie, dottore D'Agostino. Grazie. E noi ci rivediamo tra qualche minuto e parleremo di grafologia con una delle più autorevoli esperte nazionali del settore. A più tardi. In questa seconda parte del nostro talk parliamo di grafologia e lo facciamo con una delle più autorevoli esperte del settore in campo nazionale. È cosentina, ma molto spesso capita in Puglia per il suo lavoro. Si tratta della dottoressa Carmenzita Furlano. Grazie, dottoressa, per aver accettato il nostro invito intanto. Per l'invito che mi ha rivolto. Sono felicissima di poter partecipare a questa diretta insieme con tutti voi e un buongiorno a chi ci sta seguendo. Ecco, siccome non tutti conoscono questa disciplina, vogliamo spiegare la grafologia in poche parole di cosa si occupa? Bene, cercherò di usare termini tecnici ma in modo semplice perché possano comprendere tutti. Quando si parla di grafologia si parla di studio della scrittura, ma studio della scrittura appunto dell'essere umano. La scrittura può essere studiata
a livello sostanziale e a livello scientifico. A livello sostanziale proprio specifichiamo che viene studiato il precipitato sostanziale materializzato del soggetto scrivente, cioè tutta la vita del soggetto che lo stesso soggetto imprime nel campo scrivente, che sarebbe il foglio di carta. A livello scientifico, invece, dal punto di vista scientifico, la scrittura è una funzione cerebrale e corticale che viene controllata dal cervello e precisamente dal sistema piramidale ed extrapiramidale. Quindi, che cos'è la scrittura? La scrittura la possiamo paragonare ad un film che scorre sullo schermo e racconta la storia dei personaggi all'interno del film. La scrittura scorre sul foglio bianco e racconta la storia di ogni soggetto, quella che è stata, quella che è e quella che è in divenire. Dottoressa Furlano, in che cosa viene applicata la grafologia oggi? Mi sembra medicina o aspetti giudiziari, oppure ci sono altre applicazioni in cui la grafologia riveste un'importanza particolare? La grafologia nasce nel 1611 ad opera di due medici italiani, però non è conosciuta sotto questo profilo. Poi è stata conosciuta moltissimo dal 1800 in poi, soprattutto applicata in campo giudiziario, ma neanche nell'intero campo giudiziario, solo una parte. Infatti si parla delle famose perizie calligrafiche, termine abusato e termine errato, perché la perizia in tribunale si chiama perizia grafotecnica, però anche in campo giudiziario. Però passa come perizia calligrafica a tutti gli effetti quando si parla in maniera generica, popolare, una perizia calligrafica. Popolare. In realtà è un altro il termine da usare, è vero dottoressa? Perizia grafotecnica, perché? È bene spiegarlo e poi continuiamo a parlare degli ambiti di applicazione. La differenza che c'è tra scrittura e calligrafia è sostanziale. Il vero grafologo parla sempre di scrittura, perché calligrafia significa solo appunto bella grafia. Ma che cosa significa grafia? Grafia è l'atto grafico, cioè solo la forma fisica della lettera che deve essere composta in modo perfetto. Quindi ecco che è errato, perché la scrittura è composta da sei elementi. Quindi si deve parlare di perizia grafotecnica, che aiuta a capire la veridicità o l'apocrifia di un testo. Però la grafologia in ambito giudiziario può essere applicata anche alla realtà investigativa e criminalistica, perché attraverso la perizia grafologica e grafotecnica il grafologo può aiutare anche negli interrogatori, nella ricostruzione di suicidi, per ciò che concerne tutte le cose che riguardano la pedofilia, le violenze varie. Quindi è importante capire che può essere applicata a tutto tondo anche nel campo giudiziario. Ecco, queste applicazioni sono particolari, davvero molto particolari. Ad esempio, lei sarebbe in grado, ovviamente, da esperta, a capire se la lettera di un suicida è autentica oppure magari se dietro il suicidio si possa nascondere magari un omicidio e la lettera è stata scritta da altre persone. Questa è una delle applicazioni purtroppo più importanti. Questa è una delle tante, appunto perché, come ho detto all'inizio, il grafologo studia la neurofisiologia del movimento scrittorio, appunto perché abbiamo detto che la scrittura è una funzione cerebrale e corticale. Quindi noi come grafologi non guardiamo la forma. Il metodo calligrafico che veniva usato anticamente, anche una sentenza della Corte di Cassazione ha detto che non deve essere tenuto più in conto. Il padre della grafologia italiana, che è Giuseppe Moretti, ha dato questo metodo grafologico importante, che ha ricompreso appunto il metodo grafonomico, il metodo grafoscopico, grafometrico e calligrafico, dove è completo ed è basato su regole della fisica, regole della matematica,
applicazioni scientifiche, pratica clinica e anche ricerca scientifica. Mi correggo, Padre Girolamo Moretti, conventuale francescano. Dottoressa, lei ha parlato delle applicazioni appunto in caso di tragedie come quella che può essere rappresentata da un suicidio, però capita anche che venga chiesto il suo parere, la sua perizia, ovviamente, su fatti riguardanti i testamenti, perché molto spesso tanti testamenti falsi vengono alla luce dopo le denunce di eredi, queste battaglie familiari, queste faide familiari. Come si regola una grafologa quando deve esaminare questo tipo di atti? Entriamo in un campo, guardi, dove veramente le famiglie si spaccano. C'è da dire che anche quando studiavo grafologia, perché ho messo da parte dopo essermi laureata in giurisprudenza, non ho voluto continuare nell'avvocatura e perché mi sono innamorata della grafologia. Nello studio dei testamenti c'è da dire che forse il 90% dei testamenti noi ritroviamo una falsità per consanguinità, perché è Ci vuole proprio spiegare dovuta. questo concetto, consanguinità, riguardo appunto alla falsità? È carino, è interessante. Partiamo dal principio che non esistono, proprio per le leggi della scrittura, non esistono scritture uguali, ma neanche simili, forse somiglianti. Nella consanguinità possiamo avere scritture simili, proprio dovuta a ciò che c'è dentro di noi e che ci lega come sangue e come DNA ai nostri familiari. Io non parlo solo di famiglia padre, madre e figli, ma anche nonno, zii, nipoti, cugini. Ci sono dei legami che si manifestano attraverso appunto il DNA che ci rende unici e comunque ci lega. Ognuno di noi viene legato al proprio familiare, che sia vicino o un po' più lontano, ma sempre della famiglia primaria, dove la scrittura ha delle similitudini importanti. Però ecco, nella forma, perché abbiamo detto che ciò che ci contraddistingue è il movimento e la forma nasce dal movimento. È il gesto scrittorio che deriva dal cervello ed è unico direttore, non ce lo insegna nessuno. Noi, ai nostri figli, quando vogliamo insegnare qualcosa e gli chiediamo di scrivere il rotondino, che poi si chiama forma curvilinea, o perché diciamo che il rotondino è più schiacciato, invece è forma angolosa, non è il bimbo che non ci ascolta, ma è il cervello che decide che il bambino, la sua O sarà angolosa e invece che curvilinea. Quindi, purtroppo noi nei testamenti vediamo che molte famiglie effettivamente si distruggono e Insomma. questo non va bene. Poi, parlando ancora direttore, per finire il concetto sugli Certo. ambiti di applicazione della grafologia, e tengo molto a questo perché la grafologia può essere applicata alla famiglia, quindi può dare un aiuto alla relazione di coppia e alla famiglia. Importante l'applicazione della grafologia al campo della scuola, di ogni ordine e grado, e come grafologo puro e come grafologo rieducatore del gesto grafico. Il grafologo si occupa anche di studiare la scrittura per ciò che concerne i DSA. Oggi vanno tanto di moda, fino a qualche anno fa non se ne parlava. Si occupa di autismo, si occupa di gifted. I gifted sono i bambini plus dotati, ne esistono l'8% in Italia, ancora non sono presi molto in considerazione. Pensi, direttore, che il professore Cornoldi, che è il massimo esponente dei problemi dell'apprendimento della scrittura, e quindi mi riferisco ai DSA, ha affermato che il grafologo dovrebbe essere parte importante dell'equipe dei DSA, ma non perché il grafologo è il più bravo di tutti, ma proprio perché il grafologo studia come nasce il gesto scrittorio e come nasce la scrittura, studia come nasce la composizione della lettera, perché vede, direttore, le lettere si suddividono sia per forma che per movimento. E le faccio un piccolo esempio, così possono comprendere tutti. Esistono nella scala della divisione delle forme, delle lettere,
Io parlo delle lettere minori, che sono le più semplici, cioè questa lettera, il corpo centrale della lettera è pari all'altezza. Di cosa sto parlando? Delle vocali, e poi accanto alle vocali, tra le lettere minori come forma, abbiamo la S, la M, la N, la R, la C. Queste stesse lettere, direttore, se noi le vogliamo conoscere a livello di movimento, di gesto grafico, sono suddivise, ecco direttore, l'immagine è perfetta, sono suddivise in gruppi diversi. Io le ho detto che le vocali fanno parte come forma delle lettere minori, invece noi troviamo, per quanto riguarda il movimento, dei gruppi diversi. La I fa parte al gruppo delle onde come movimento, che rappresenta il movimento della coppa, e la coppa è il primo movimento che noi realizziamo sul foglio attraverso la neurofisiologia del movimento scrittorio. La A farà parte del movimento del giro tondo come la C, e così via discorrendo. Ecco che è importante capire la differenza tra la forma della lettera, che si chiama grafia, è il gesto scrittorio, che appunto è il movimento, che compongono la scrittura accanto agli altri elementi. Dottoressa, lei attraverso queste spiegazioni davvero ci sta aprendo un mondo, però io volevo chiederle anche qualcosa che magari i nostri telespettatori si staranno chiedendo, una curiosità più che altro, e non so se spetta al grafologo in particolare pronunciarsi su questo, ma dalla grafia qualcuno può anche interpretare il carattere di una persona? Ma certamente, il grafologo, quando io parlo di disamina grafologica e disamina grafotecnica, faccio la differenza tra la grafologica e quella che noi applichiamo per studiare la personalità del soggetto scrivente nella sua composizione psicofisica. Quindi all'interno studieremo temperamento, carattere, personalità e tutto ciò che discende. Lei deve pensare, direttore, che la scrittura posta su un foglio di carta, che noi chiamiamo campo scrivente, rappresenta un test psicodiagnostico perfetto. La scrittura è il test proiettivo più perfetto, perché non è posto un test proiettivo dall'esterno, ma la scrittura arriva dall'interno. Quindi sì, attraverso la scrittura noi possiamo comprendere anche se di fronte a noi c'è una persona bugiarda, se c'è un traditore seriale, se c'è una persona ammaniatrice. Sì. Quindi attenzione a quello che scrivete, perché la dottoressa vi può smascherare. Anche senza avere le prove, sappiamo che dalla vostra grafia potrebbe emergere qualche reato. È così più o meno, dottoressa? Diciamo che è così. Possiamo anche dire che possiamo arrivare al punto di comprendere se un soggetto è alto, basso, è grasso, magro, se preferisce la donna vestire di blu col filo di perle. Sì, è così. Perché se appunto spieghiamo... Cioè, dottoressa, un attimo. Se l'inquadratura riesce a vedere questa mia firma, non so se la regia può farlo. No, non lo può fare? Il direttore è coraggioso. Vediamo? Ecco, questa è la mia firma, la metto con la luce giusta. Ovviamente questa è una improvvisazione. Adesso vorrei sapere dalla dottoressa se io firmo in questa maniera. Che carattere ho? Avanti, vediamo se riesce la dottoressa a darmi una spiegazione. Vabbè, diciamo che in questo momento la firma è molto forzata, è fatta appositamente per dare un attimo una spiegazione, ma ha un calibro molto grande, e se lei dovesse firmare sempre in questo modo, con questo calibro veramente sopra media e con... quell'ampollosità che abbiamo visto nell'allungamento inferiore, allora un po' mi preoccuperei, però diciamo che nel complesso va bene. Non faccia preoccupare me, ovviamente, perché ho fatto questa firma, ma in effetti, come dice lei, molto spesso si cambia anche nel firmare, perché comunque la firma mi sembra la debba riconoscere esattamente chi la produce, e quindi anche di fronte alla legge può dire sì, questa firma è mia, anche se l'ha messa un'altra persona.
può capitare anche questo, è vero, dottoressa? Ma certamente. Allora, guardi, io tante volte spiego, quando si chiede di firmare in modo leggibile e deve essere sempre la stessa, a noi grafologi viene da sorridere, perché andiamo a spiegare che la forma cambia. Cioè, se io la faccio firmare 100 volte, direttore, nello stesso momento, lei 100 volte cambierà la firma, ma nella forma, non nel movimento. È questo che appunto ci distingue da tutti gli altri e distingue il grafologo dal calligrafo, perché il calligrafo intanto era l'amanuense, se noi ricordiamo bene nella storia, e il calligrafo prendeva in considerazione proprio la differenza tra la forma delle lettere. Se due lettere scritte da due persone diverse combaciano, o appartenevano entrambe ad una persona o all'altra. Invece è il movimento che va a distinguere queste due lettere, è la pressione, è il tratto, sono i gesti fuggitivi, è lo spazio che viene considerato dove queste due lettere sono poste all'interno del campo scrivente. E grazie a tutti questi elementi, sempre ritornando alla grafologia come applicazione, la grafologia dovrebbe essere applicata anche alla medicina. E accanto alla grafologia, la specialistica della grafopatologia, che va a studiare i segni clinici della malattia psichica o somatica in itinere, presente, ma anche il processo di guarigione o un processo di peggioramento all'interno della malattia. Tante informazioni di grande interesse, dottoressa, ma il nostro tempo è scaduto. Io la ringrazio, ringrazio la dottoressa Carmenzita Furlano per la sua partecipazione a questo talk, magari avremo modo in altre occasioni di risentirci con piacere. Grazie e buon lavoro, dottoressa. Io ringrazio lei, direttore, è stato un piacere, ringrazio tutti gli ascoltatori e ringrazio anche Telerama in diretta. Va bene? Ho detto bene, grazie, spero. Grazie dottoressa. Grazie ancora, grazie, arrivederci. E noi chiudiamo questo talk di oggi, lo chiudiamo invitandovi a seguire sempre le nostre trasmissioni, perché tra poco ci sarà il Telerama News di Brindisi, poi Taranto e poi Lecce. A tutti quanti voi grazie per l'ascolto e buona giornata.